Buonasera di nuovo. Come vi avevo appunto preannunciato nella illustrazione del palinsesto, abbiamo appunto un Voci Radicali dedicato oggi alla questione del sangue infetto. Abbiamo fatto varie puntate, abbiamo trattato varie volte su libri TV di questo argomento. L'abbiamo fatto sempre in compagnia di Andrea Spinetti. Oggi abbiamo ospite anche Elisabetta, che è una giornalista. E ci dirà qualcosa ovviamente su questo. Abbiamo una mezz'ora per poterne parlare. La questione del sangue infetto, ovviamente, stiamo parlando di tutta la grande comunità di persone, nutrita comunità di persone che hanno contratto delle patologie a seguito di trasfusioni. Parliamo di trasfusioni di persone per trasfusione occasionale, ma anche appunto che avevano dei problemi per cui facevano delle trasfusioni regolarmente, emofiliaci e così via. Tutte queste persone stanno vivendo tutta una trafila in qualche modo processuale, giudiziaria, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto all'indennizzo e poi anche il pagamento, che è un ulteriore in Italia passo straziante, come purtroppo sono molto spesso i passi che riguardano la giustizia in Italia. Allora, Andrea, a te diciamo un'introduzione molto rapida, sempre per partire, soprattutto partendo dal dato, quante persone coinvolge questa cosa e ovviamente introducendo, se ci sono appunto, e spero che ce ne siano, degli aggiornamenti sulla vicenda. A te, Andrea. Allora, intanto ringrazio Liberi TV di dare spazio in cadenza anche abbastanza frequente a questa pagina qua, che è una pagina che in sostanza riassume molte di quelle che sono le tematiche che noi radicali affrontiamo nella nostra lotta quotidiana. È un problema legato a una giustizia. Il problema della giustizia, cioè dell'andamento della giustizia, del funzionamento della giustizia in Italia, che vede una vicenda come quella che mi ha toccato da vicino e come me ha toccato altre decine e decine di migliaia di persone. Io con i numeri ormai ci vado con i piedi di piombo, cioè nel senso che noi abbiamo sempre contestato al Ministero di non avere mai fatto una verifica effettiva, un cosiddetto libro bianco, di quelle che sono le reali conseguenze di questa pratica che, ricordo, ne deriva dalla consumazione di reati abbastanza gravi, anzi direi molto gravi, che furono quelli di reperire sangue mercenario a basso costo nelle metropoli del terzo mondo, piuttosto che nei sobborghi delle capitali europee, dei paesi dell'est, piuttosto che nelle carceri americane, che forse è quella che ha suscitato un maggiore scandalo, anche rilevato dai mass media degli Stati Uniti, perché voglio ricordare che questo è un fenomeno che purtroppo ha riguardato tutto il mondo. L'eccezionalità del caso Italia è che, a differenza degli altri paesi con i quali noi generalmente ci confrontiamo, intendo dire paesi che comunque hanno aderito alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Insomma, c'è come questa sorta di negazione su quello che è un fatto di dato ormai acquisito, cioè che negli anni a cavallo tra gli anni 70, 80 e 90, proprio in seguito a, in parte, l'omessa vigilanza che si poteva attuare sui centri trasfusionali, che ha generato poi il dramma dei trasfusi occasionali, cioè chi ha fatto sangue in quel periodo ha corso il serio rischio di contrarre queste patologie. E poi soprattutto le due categorie che per una questione di patologie con il sangue si nutrivano, cioè quindi gli emofilici, nel mio caso quindi persone che avevano necessità di utilizzare del fattore ottavo, che arrivava dalle aziende farmaceutiche che poi furono coinvolte nel primo processo che fu fatto, perché ci sono stati dei procedimenti penali per attestare l'esistenza di questa epidemia, e parliamo di un processo, quello consumato a Trento, dove, iniziato nel 94 come istruzione e iniziato poi concretamente nel 2003, quindi
dal 94 al 2003 abbiamo assistito solamente alla fase istruttoria del processo. Quindi immaginate voi un processo del genere che coinvolge così tante persone, così tanti soggetti coinvolti nel sistema sangue, quanto poi alla fine vada ad incidere il discorso della prescrizione su questo tipo di procedimenti. In sostanza, questo processo che cosa dice? I capi di imputazione sono gravissimi, perché il primo capo di imputazione è l'epidemia dolosa, cioè il primo reato attribuito a questi soggetti, per i quali era stato richiesto un capo di imputazione pari all'ergastolo. L'epidemia dolosa decadde per un semplice motivo, che riuniti in una stanza gli appartenenti delle case farmaceutiche, tutti sapevano che qualcuno di loro era stato, ma non si riusciva ad attribuire la reale responsabilità di chi fosse l'untore di questa tragedia. E con un abile colpo di tacco da parte dei legali delle case farmaceutiche, chiaramente questo primo capo di imputazione decadde. Rimase in capo l'epidemia colposa. Ma il Tribunale di Trento si dichiarò incompetente e trasferì tutto il resto a Napoli, alla Procura di Napoli. E qui c'è un buco nero, perché praticamente dal 2003 al 2007 non accade praticamente nulla, fino a quando la giudice, il procuratore Sanseverino, decide che questo processo c'è da chiudere e che bisogna chiudere la pratica. Grazie alla lungimiranza della Maria Vittoria De Simone, GIP di Napoli, che aveva assistito chiaramente a tutta la fase di migrazione anche di questo processo, che poi porta a quello che da tutti è stato considerato il più grande contenzioso per la Repubblica Italiana, cioè il più grande contenzioso tra Stato e cittadino. In sostanza, che cosa fa? Poiché non è più possibile rinviare a giudizio per lo stesso capo di imputazione, lo inchioda per le morti, cioè inchioda Guelfo Marcucci e Duilio Poggiolini, responsabili, diciamo, dell'epidemia, per omicidio colposo plurimo, con un'imputazione coatta. Cioè, cosa significa? Che questo processo ha la tragica caratteristica che non può andare in prescrizione, primo perché riguarda degli omicidi, e seconda cosa perché continua a rinnovarsi di giorno in giorno, perché purtroppo il risultato di questa mattanza lo stiamo pagando oggi con le morti. Quindi ad oggi io posso dire con certezza quelle che sono le persone che percepiscono l'indennizzo 210 in Italia, che sono circa 60.000, e che sono quindi persone che hanno già avuto un nesso causale tra le trasfusioni o emoderivati consumati e le patologie contratte. Quindi di fatto è già stato stabilito che il responsabile di queste infezioni è il Ministero. Chiaramente il Ministero che cosa fa? Da buon amministratore cerca di giocare un po' su le inefficienze della nostra giustizia, in sostanza rimandando sempre e costantemente. E in seconda parte ha formulato un procedimento transattivo per il quale prevede prescrizione per tutti, cioè riconosce il reato semplice di lesioni, ma non riconosce quello che è effettivamente avvenuto, cioè un'epidemia. Quindi, in questo momento che cosa sta accadendo? Che in virtù di questo decreto, che in sostanza dà la prescrizione a tutti quanti, perché la prescrizione in questo caso è 5 anni, in sostanza che cosa fa il Ministero? Si fa una bella amnistia, lui, su quelle che sono state le sue responsabilità, perlomeno per gli anni 70, 80 e 90. Ora, l'unico modo che noi abbiamo chiaramente di poter fronteggiare questa quest'ulteriore vergogna, che molti hanno definito un po' come una seconda morte per noi, sarà quella, come tutte le persone che non riescono a far rispettare i propri diritti, saremo costretti a instaurare un grandissimo contenzioso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che già si è espressa in passato riguardo alla vicenda dei danneggiati da sangue infetto. Quindi io ritengo che il governo Monti, che poi in sostanza si è trovato a dover gestire questa situazione ereditando
la vergogna di 20 anni di silenzio da parte della politica, perché ricordiamoci che tutte le nostre occasioni favorevoli ce le siamo create solamente all'interno delle aule dei tribunali. Cioè da parte del Ministero non c'è mai stata una reale disponibilità ad affrontare questo problema. Che la situazione in questo momento è questa. I tribunali, fortunatamente, molti non hanno recepito le indicazioni del Ministero, quindi continuano a condannare il Ministero per cifre a volte anche molto superiori rispetto a quello che era previsto dal decreto transattivo, che, ripeto, deve essere una rinuncia da ambo le parti per essere chiamato transazione. Questo è un vero e proprio atto coercitivo, fatto dall'alto, dove il Ministero si erge a giudice. E dice: no, guarda, nel 2007 pensavo che ti dovessi pagare, però siccome adesso è uscita una sentenza della Cassazione a me favorevole, io guarda che il decreto transattivo lo oriento sulla base di quella sentenza. E questo è quello che sta facendo il Ministero in questo momento. Al di là dell'interpretabilità del decreto, che il malato, dopo anni e anni di silenzi e di reticenze, si trova a dover aspettare la sua definitiva condanna a morte attraverso una PEC che arriva dal ministero al proprio avvocato, sulle quali poi è possibile fare le controdeduzioni, dove sicuramente, però di base, è anche veramente allucinante il modo con il quale si è portata a conclusione questo procedimento transattivo. In sostanza si è cercato ancora di prendere dell'ulteriore tempo, penalizzando quelle poche persone che, bionde, alte, con gli occhi azzurri di 90, accompagnate dai genitori, riusciranno a soddisfare quelli che sono i paletti previsti dal decreto stesso. Ok, Andrea, volevo passare la parola a Elisabetta. Elisabetta è giornalista, quindi un pochino ci Sì. parlerà anche, penso, di come questa vicenda è stata trattata dai giornali, se in qualche modo si è riusciti a far emergere un qualcosa e a sensibilizzare un po' l'opinione pubblica tramite i giornali. A te, Elisabetta. Allora, io per quello che ti posso raccontare della mia esperienza, ti dico che per fortuna tutti i capi redattori a cui mi sono rivolta, ho presentato tutti gli articoli che poi sono usciti, non hanno battuto ciglio, nel senso che non ho avuto tagli dovuti a altre notizie che avrebbero potuto ridurre la vicenda. Giornalisticamente sì, sicuramente ha avuto una rilevanza, anche se credo che non la portata che avrebbe dovuto avere, o meglio, magari è stata forse più pubblicizzata la parte che riguardava il processo di Trento prima e poi Napoli, perché erano imputati soggetti noti, per esempio uno per tutti, Poggiolini, quello che stava sul buffo con dentro i lingotti d'oro, per ricordarci questo. Molto meno invece purtroppo la parte che riguarda la transazione, che vede coinvolti migliaia di poveri disgraziati. Ho avuto anche modo di parlare con Andrea Spinetti e mi scuso se la definizione può risultare forte o in qualche modo offensiva, ma lo Stato italiano, nella fattispecie il Ministero della Sanità prima, Salute adesso come viene denominato, ha creato dei veri e propri dead man walking, cioè dei condannati a morte, perché non operando i controlli che avrebbe potuto e dovuto fare, ha di fatto generato delle persone con aspettative di vita molto ridotte e con una qualità di vita pessima, se di vita si comunque si può parlare. Ora io mi voglio ricollegare a una cosa che ha detto poco fa Andrea, cioè il tempo. Ecco, il Ministero sta giocando sporco su un fattore determinante per queste persone, ovvero il tempo. Io ho avuto la possibilità di parlare con diverse persone che a causa di trasfusioni sono ammalate. La prima persona che io ho intervistato è stata a luglio. Questo signore è emofilico e ha contratto l'epatite e anche l'AIDS. E questo mi diceva una cosa che mi ha lasciato sconvolta, nel senso che mi diceva: questa non può essere la battaglia a chi rimane vivo per ultimo. Perché queste persone muoiono, cioè queste sono persone che hanno avuto dei danni irreversibili e che muoiono. Ho avuto anche la possibilità di
di confrontarmi anche con alcuni avvocati, l'avvocato Stefano Bertone di Torino e l'avvocato Ermanno Zangla di Palermo. Entrambi, per esempio, difendono semici emofili soprattutto nelle cause transattive contro il Ministero e anche nel processo penale di Napoli adesso. E mi dicevano comunque che appunto mensilmente quasi hanno clienti che muoiono. E si parla comunque di persone che hanno in media 35-40 anni. Ora, ce ne rendiamo conto che comunque è una storia assurda e i numeri sono veri, cioè raccontano quelli di una vera e propria guerra, di una strage silenziosa, o meglio silenziata, da parte di uno Stato che non si dimostra sicuramente civile. È una storia che parte da lontano, nel tempo, ma anche nello spazio. Perché sono case farmaceutiche quelle che si sono rese responsabili di commercializzare emoderivati e sacche di sangue che erano infette e che hanno condannato un sacco di persone. Quindi, oltretutto, come dire, sono grandi case farmaceutiche, quindi rappresentano quasi un oligopolio, no? Rispetto a quei farmaci, per cui chi ha avuto la disgrazia in quel periodo di dover entrare in ospedale per delle trasfusioni ha avuto una percentuale molto alta di rischio di contrarre la malattia. Ora, immaginiamo che chiunque possa entrare in ospedale per un incidente, una donna perché deve partorire e ha bisogno di trasfusioni. Tu entri in una struttura pubblica o comunque privata, ma che ti deve assicurare di star bene, cioè di entrare malata e uscirne, se non dico guarito, comunque molto meglio di come ci sei entrato, e ne esci malato, di malattie gravi. Parliamo poi, per non parlare poi di emofilici e talassemici, o comunque persone che hanno bisogno di trasfusioni costanti di sangue. Quindi il rischio era quasi una certezza per queste persone, cioè tu entri in ospedale, o comunque ti danno dei prodotti per la tua malattia e ne esci con epatite B, epatite C, con HIV. Ecco, dico, quelle persone che aspettativa di vita possono avere? Cioè, uno stato etico e civile, come si vuol definire quello italiano, ma come fa a pensare di non riconoscere un risarcimento a queste persone? Oltretutto, tu poco fa, aprendo la puntata, dicevi se ci sono degli aggiornamenti. Aggiornamenti ci sono, ma purtroppo non sono quelli sperati, perché il Ministero sta cominciando a inviare lettere a tutti quelli che hanno fatto richiesta di risarcimento, dicendo: signori miei, avete presentato le vostre richieste oltre termine, quindi non fate parte di quella schiera di persone che secondo noi dovrebbero essere pagate. Capisci bene che quelle lettere sono benzina sul fuoco. Cioè, tu stai dando il combustibile a delle persone che sono esasperate. E come fai? Oltretutto, ricordava bene Andrea, cioè, metti una prescrizione su delle patologie che non possono essere prescritte. Oltretutto, se il Ministero gioca sporco, o come dire, su un fattore temporale, gioca sporco anche mostrandosi in due procedimenti sotto vesti diverse, perché nella transazione con una prescrizione di 5 anni, perché gli fa comodo, perché così comunque, secondo anche le stime fatte dagli avvocati, soltanto il 20% di quelli che fanno, cioè soltanto il 20% di persone verranno risarcite rispetto a quelle che fanno, no, richiesta di risarcimento. Ma quando poi si presenta come parte civile al processo prima di Trento, adesso di Napoli, invece fa valere il contagio, quindi è atto una prescrizione di 15 anni. Allora mettiamoci d'accordo, di cosa stiamo parlando? Prescrizione breve 5 anni o prescrizione lunga 15 anni? E come fai a dire che 5 anni sono il termine per la salute e la vita di persone che tu stato avresti dovuto tutelare? Oltretutto, io mi pongo anche un altro problema. Questa vicenda non riguarda soltanto purtroppo queste persone in quell'arco temporale, ma può riguardare chiunque di noi, perché se lo Stato italiano si piega di fronte a case farmaceutiche forti e potenti, calando le braghe e facendogli fare bello e cattivo tempo al nostro paese, se lo ha fatto per il sangue infetto e gli emoderivati,
Io mi pongo il problema di cosa potrà succedere rispetto ad altri medicinali, rispetto ad altri vaccini. Cioè, l'impressione che si ha è quella di essere dei ciechi, no? Per cui sperimenta su di noi, e che lo faccia, come dire, una casa farmaceutica lo trovo paradossale, ma posso anche capire che, come dire, vige la regola per loro, massimo profitto e minimo investimento. Da uno Stato non l'accetto. Cioè, se è uno Stato italiano, si definisce democratico, etico, se nell'articolo 32 della Costituzione mette che la salute è uno dei principi fondamentali che è da tutelare, io pretendo che sia tutelata, pretendo i controlli, e se tu non li fai, Stato, Ministero della Salute e Sanità, sei comunque corresponsabile, sei corneo, sei colpevole. Quindi ti devi assumere la responsabilità di quello che è stato fatto, o meglio, non è stato fatto, e di conseguenza comportarti. Conseguenza significa pagare queste persone che nel tempo sono morte, hanno aspettative di vita assurde. Sono persone malate, costrette comunque a curarsi con medicine che comunque hanno anche effetti collaterali pesanti, persone che non possono lavorare, persone che, alle quali ha distrutto la vita. Una signora che ho intervistato mi raccontava che lei è entrata in ospedale per partorire, parto difficile, emorragia, rischiato di morire, trasfusioni, esce il bambino va bene e lei si è beccata l'epatite C. Quindi si parla, ripeto, di persone giovani comunque. Oltretutto, quando non ti diagnosticano per tempo alcune patologie che hai contratto rispetto a emotrasfusioni, perché sai di non aver avuto comportamenti che ti hanno posto in pericolo, quando c'è una vita normale, il che significa anche avere rapporti intimi normali, se hai una compagna stabile, quindi significa anche il rischio per terze persone. Quindi gli elementi di un contagio, di un'epidemia, ci sono tutti. Io ripeto, io da cittadina italiana in questo momento non mi sento più tutelata rispetto a un ministro della salute che si comporta in questa maniera. Peraltro, in uno degli ultimi articoli che ho scritto per il quotidiano della Sicilia, mi sono posta uno scrupolo, nel senso che ho detto, beh, io sono giornalista, devo comunque mantenere una imparzialità, anche se umanamente magari mi posso riconoscere nel dramma che può vivere questa persona, devo comunque dare la possibilità di parlare, no, a tutti gli attori in questione. E grazie alla collaborazione dell'avvocato Zancra di Palermo e Bertone di Torino, ho contattato l'ufficio stampa del Ministero ponendo delle domande. Le cioè, famose 12 domande. Le famose 12 domande a cui il Ministero della Salute non risponde, e che riguardavano una stima, grosso modo, che poteva fare il Ministero delle persone che avevano fatto richieste di esercimento e che sarebbero state pagate. Tempi, se avevano comunque previsto, come dire, no, le spese che lo Stato affronta. Il Ministero mi risponde dopo sollecitazione, quindi con un'altra mail, più o meno con 20 righe, nelle quali di fatto non risponde a queste 12 domande, ma ribadisce quanto sta succedendo, ovvero che ancora a quasi 3 anni dalla richiesta di risarcimento di queste persone ancora vengono valutate queste lettere, quindi 3 anni perché un ministero si possa attivare, io credo sia paradossale. Sì, quindi da gennaio 2010 che noi abbiamo presentato tutta la documentazione. Credo che sia paradossale quando, sì, quando poi paradossalmente no, chiedi comunque, che mi dice, non ricordo male, era anche il periodo a cavallo tra Natale e Capodanno, che è stata fatta richiesta agli avvocati di presentare telematicamente queste richieste, quindi anche con procedure. Entro il 19 gennaio del 2010. Perfetto. Per cui chiedi tutta una serie di materiale, di documentazione in tempi brevi, strettissimi, però l'ISE, poi... addirittura ci hanno fatto l'ISE, volevano sapere la nostra condizione patrimoniale. Cioè loro sono stati in grado di a tavolino studiare scientificamente chi aveva bisogno e chi non aveva bisogno, chi poteva aspettare e chi non poteva aspettare. Cioè questo è abbiamo, dire... soltanto, sì. Abbiamo ancora soltanto 5 minuti purtroppo. Sì. Ti volevo invitare a concludere, così diamo la parola a Andrea per la chiusura. Sì. La mia conclusione è questa, che sicuramente qualcuno
deve pagare. Sicuramente, ripeto, il Ministero ha le sue responsabilità e non si può esimere dal riconoscere un risarcimento danni a queste persone che oggi trovano in questa situazione anche per colpa del Ministero. Tutto qui credo che sia una cosa lampante, semplice, ma a quanto pare non lo è. A te, Andrea. Grazie. Io volevo invece concludere con, visto che parliamo di strenne natalizie, parliamo delle PEC che arrivano ai malati, invece c'è da fare un rilievo. Nell'ultimo patto di legge di stabilità, al comma 136 articolo 1 della legge di stabilità, che modifica la disciplina dell'importazione di plasma e prodotti emoderivati dai centri di raccolta mercenari di Stati Uniti e Canada, il cui mercato al 30% è costituito ancora da sangue a pagamento. E, decreto presentato, norma presentata dal PDL, dal Partito dell'Amore. E, è una norma gravissima, il Ministero della Salute è intervenuto subito con un'ordinanza dicendo che anche il sangue importato da Canada e Stati Uniti, premesso che la legge del 2005 dice all'articolo 1 che il sangue che si consuma in Italia possibilmente deve essere sangue italiano e sangue donato, tra parentesi, in sostanza praticamente esenta l'AIFA da quelli che sono i controlli di prassi per le norme che regolamentano l'importazione dall'estero di sangue. Che c'è da dire? Vuol dire che la storia non serve a niente, perché basterebbe semplicemente che si mettessero sulle pagine della nostra pagina web e sicuramente potrebbero aggiornare su che cosa ha portato a norme di questo genere. Cioè, perlomeno prima si prendevano il coraggio del reato, poi magari non lo pagavano, qua invece proprio lo regolamentano. E poi vengo a scoprire, quasi nell'immediato, in realtà io queste cose le sapevo già, in sostanza si completa un pochino quella che è una situazione alquanto angosciante. Cioè, l'articolo 32 della Costituzione dice che il nostro Stato dovrebbe garantire a tutti gli individui il diritto fondamentale della salute. Io aggiungerei salvo prescrizione. Però lo stesso Stato che dovrebbe garantirmi la salute presenta anche un pochino di conflitti di interesse, in quanto che la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso il Fondo Strategico per gli Investimenti, ha recentemente dato, mi sembra, 150-160 milioni di euro alla ditta Kedrion per l'acquisizione di una divisione di produzione negli Stati Uniti con annessi due centri di raccolta. Quindi, a casa mia 1 più 1 fa 2, qualcuno vorrebbe farlo fare 2 o 2,5, 3,5 o 5, ma insomma direi che è una situazione che bisogna monitorare attentamente. Monitorare attentamente perché l'ordinanza chiaramente ha valore fino a giugno, quindi entro giugno bisogna agire a livello legislativo per eliminare questa norma, diversamente avremo di nuovo del sangue che arriva senza controlli da Stati Uniti e da Canada. Questa è la situazione che secondo me dovrebbe interessare anche chi magari crede che questa sia una battaglia di retroguardia. Non è una battaglia di retroguardia, assolutamente. È uno spartiacque per tutti i disastri che le ecomafie, gli industriali scellerati, e mi riconduco al discorso dell'amianto e dell'ILVA, e anche sul discorso dell'amianto si è consumata, per esempio, una vergogna. Si pagano i casalesi di Casale Montferrato, in quel senso lì, e si lasciano fuori quelli di Pozzuoli e Piombino. Sì, no, quella è un'altra cosa macroscopica, cioè, per approfondirla ci vorrebbero delle missioni lunghissime. Che purtroppo, e qua voglio fare un inciso, l'ultimo, la prescrizione per reati come questi genera necessariamente, automaticamente, un'impunibilità del reato, un accollo dei costi sociali alla collettività e tanti profitti per pochi. È ora di chiuderla con questo tipo di discorso. Io credo che molta gente che andrà a sedersi in questo nuovo Parlamento piaceranno certi discorsi, perché vedo che bene o male ci sono tutti. Quindi,
voglio dire, sono tutti perfettamente no, infatti schiacciati. Volevo fare proprio in chiusura un accenno proprio a questa cosa, e tutto quanto avviene in uno scenario di campagna elettorale, quindi di nuova di procedimento di formazione delle nuove Camere, vedremo un pochino come andrà a finire. Speriamo ovviamente che ci siano delle forze politiche, qualunque esse siano, che siano sensibili a questa vicenda, che si tratta di diritti umani violati, perché insomma è veramente una... Peraltro poi appunto oltre a questo si interseca il fenomeno giustizia e tutta la nostra mala giustizia. È allucinante pensare che una persona debba aspettare 12, 13, 14 anni, 15 anni, 16 anni perché sono queste, poi si dice la media non c'entra niente, perché poi sì, c'è uno che magari chiude una causa civile in 8, 10 anni, che sono già comunque un termine allucinante, ma io leggo di sentenze che tra l'esecuzione del danno e il pagamento della sentenza, l'ultima, mi vergogno a dirlo, sono passati 48 anni. Esattamente, 48 anni, leggevo da un articolo proprio sul sangue infetto, risarcimento dopo 48 anni. E con questa perla io vado a concludere, perché siamo in ritardissimo. Ringrazio ovviamente Andrea Spinetti e Elisabetta Cannone, che ci hanno dato appunto questo report, questi aggiornamenti. Noi continueremo ovviamente a seguire questa vicenda, e esorto entrambi a farsi vivi ovviamente quando se ci saranno novità, perché così potremo aggiornare tutta quella che poi sarà, io spero, anche la comunità delle persone drammaticamente interessate a questa vicenda, poi facendo girare il video il più possibile, e quindi niente, vi ringrazio ancora e a presto. Una cosa, Gianni, volevo solamente ricordare che la scorsa settimana su Radio Radicale è stata registrata una trasmissione che è un aggiornamento sul sangue infetto, consiglio di ascoltarla, perché c'è stata la testimonianza di Andrea Cinquegrani, che è il direttore della Voci Campania, che ha avuto una soddisfazione immensa, quella di essere praticamente stato assolto dal reato di diffamazione attraverso due articoli importanti che parlavano proprio dei Marcucci e del mercato degli emoderivati. Okay. Secondo me è un documento interessante da ascoltare, perché per la prima volta si parla di sangue infetto. Certo, ricordiamo che tutto quanto ciò che è stato trasmesso dalla Radicale è facilmente reperibile sul sito, quindi si può facilmente ritrovare. Niente, io vi ringrazio ancora, vi esorto ovviamente a seguire anche le altre trasmissioni e tutto ciò che faremo su Libre TV, perché un pochino di diritti, come avrete potuto vedere anche in questa serata, ma anche con le altre, cerchiamo sempre di interessarci. Grazie ancora e ovviamente alla prossima. Grazie a voi, grazie Lisa. Ciao. Grazie a voi.